Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Come sempre è Giosem che vi parla e oggi siamo qui in una nuova rubrica. Non è proprio una nuova rubrica perché comunque già la facevamo. Cioè in che così? Cosa consiste? Nelle custom map. Però adesso siamo in una rubrica, in una mini rubrica. Perché mini rubrica? Perché questa mini rubrica tratterà di custom map, però horror, quindi di paura. E oggi siamo qui per mostrarvi questa mappa che si chiama Silk Casing. Non mi ricordo come, vi metterò il titolo in descrizione. E come potete vedere è completamente in inglese. Ecco il nome della mappa, Staircase. Ok, io cercherò di tradurre il possibile questa mappa, ma se non ci riuscirò, introduco in questa piccola mini rubrica la funzione del nostro caro Google Traduttore. Perché ho deciso di mettere Google Traduttore? Perché come sapete, Google Traduttore è un po' rincoglionito perché traduce le frasi alla cazzo. Quindi io vi farò una piccola foto, così vi faccio vedere. Farò dei piccoli screen e vi farò vedere cosa ci traduce il nostro caro Google Traduttore. Quindi, detto questo, vediamo un po' cosa dice. Benvenuti a Staircase. Make sure you have the... Hai tu selezionato il Research Pack? Vabbè, avete capito? Selezionare il Research Pack perché questa map ha bisogno di un Research Pack. E poi dici, quando sei pronto, salta nel buco dietro di te. Allora, per un'esperienza, for the best, per un'esperienza migliore, usa questi settaggi. Music off, ok, già ce l'ho. Sound 100%, però ragazzi, si sentirà sicuramente fortissimo su YouTube, quindi già so che 10 va bene. Poi, brightness 50 e particolari minimi. Quindi video setting, particulares minimal e brightness abbiamo detto 50%. Ok, quindi ok ragazzi, quindi sono pronto, possiamo scendere. Se ci sarà quindi qualcosa da tradurre, come ho fatto adesso, se ci riesco traduco oppure useremo Google Traduttore. Ok, andiamo. Cazzo sta succedendo? Ah, ok, oddio. Ok. Ma va bene. Abbiamo delle scale. Però aspettate. Sta porta non è. Non si apre. Ok, quindi scendiamo. Come potete notare, anche Minecraft può essere spaventoso. Sono sicuro che voi non vedete un cavolo però su YouTube. Però ragazzi, così deve essere. Cosa sono questi rumori? Non lo so. Ok. Ancora scale. Ok. Calma. Calma. Piano piano. Oddio. Rumori del cavolo. Ancora scale. Vabbè. Oddio. Io non vedo niente, figuratevi voi su YouTube, però aspettate, dai. Ce lo possiamo permettere. Perché comunque noi abbiamo YouTube, quindi. Tra l'altro è uguale, quindi. Non vi preoccupate. Voglio salire qui, dai. No, non mi fa salire, bastardo. Sento qualcosa. Ancora scale. Ok, no, ok, niente. No, basta, vabbè. Ho dato un urlo spaventoso, vi giuro. Ok, no. Già me ne immagino. Oddio, Herobrine, ok, niente. Ok, basta. No, così mi fa l'effetto della paura. Una volta adesso fa paura. Io poi metto a ridere, ok. Ci sono gli uccellacci.
Ero Brian Bastardo. Bastardo. Io sfidavo chiunque a non avere paura lì. Perché comunque il suono che ti fa paura. No, però basta, dai, davvero. Adesso cambia un po' scena. Porca miseria, che spavento. Ok. Altre scale. Cos'è quest'urlo? Ok, niente. Ragazzi, se il video verrà lungo, come solito lo spezzerò. Lo taglierò. No, però questa tensione no, dai. Esci qualcosa. Fammi paura. Ti do il consenso. Dai, su. No, è straordinario l'effetto di Herobrine comunque. Anche se io ho alzato la visuale dalla paura. Dai, basta scendere le scale. Che rottura di coglioni. Vabbè. Andiamo sempre piano! Andiamo sempre piano, cos'è questo suono? Dai, basta queste scale però. Oddio, che tensione. Dai, dite qualcosa però. Ok, ancora scale. Spero che questo gioco non faccia solo scale. Sentite questo sottofondo di merda. Che. Ah, ok, la pietra luce. Vedevo che erano degli occhi. Che paura. Ragazzi, c'è buio totale, quindi. Già immagino su YouTube cosa succederà. Ah, oddio! No, di nuovo. L'effetto. Ok, già è passato. I suoni si sono abbassati. E non è bello. Oddio. Che è questo suono? Sangue. Finalmente dopo 350.000 scale c'è del sangue. Interessante, direi. Che cavolo è? Cavolo sta succedendo? No, no, però questa musica di merda no. Sentite i passi. Sti passi di merda. No, ho paura di scendere. Ok. Che cavolo sta succedendo? Non posso neanche correre, quindi figuratevi. E basta ste scale. Scusate se non parlo, però mai mi conoscete. No, che poi la maggior parte tutti così sono. Se uno gioca, soprattutto quelli di paura, ancora dei giramenti di testa. No, no, così le scale no, però. Ok. Che cazzo è sto? No, 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 oddio. Sentite questo respiro? Oddio. No, non sono io, vi giuro. Non sono io che sto respirando. Qualcuno che respira, mi fanno male gli occhi. Grande gioco. Chi cazzo è? Ok. Ancora passi. No, respiri più che altro. No, passi, cose. Oddio, non l'avevo visto. Dio santo. Ok, teste. Beh, ragazzi, qui non c'è molto da tradurre, comunque. Però non me ne frega. Voglio andare a fondo. Ok, sangue dappertutto, oddio, guardate. Che figata però, eh. Una figata, figata, figata. Figata, figata. Ok. Qui è piena di sangue. Chi è questo? Ah, mi sembra che. Mi sembra notte. Bah, forse faccio qualcosa, vabbè.
Ah, eccolo, Notch. Forse questi sono i creatori di Minecraft. Probabilmente. Io scendo, no! Bloccato. Quando si blocca sta per succedere qualcosa. Abbiamo finito le scale. Guardate la musica di merda. Guardate la musica di merda. Musica di merda. Succede qualcosa, ti prego. Niente, corridoio. Io mi guardo indietro, ragazzi, perché può succedere qualcosa dietro. Che cazzo? Oddio. Ah, ok, quindi questa era la mappa. Papà è Minecraft. Ok, direi che mi ha lasciato un po' a bocca asciutta, però, perché mi aspettavo una storia. Ma niente, vabbè ragazzi, questa quindi era... Guardate come laggo. Ah, vabbè, perché è la cosa. Vabbè ragazzi, questa era la mappa. Dai, c'è rimasta a bocca asciutta, però devo dire che è fatta davvero bene. Sta fatta davvero bene, quindi non c'è nulla da dire. È una mappa sicuramente creata con fatica, perché non è facile. Non è facile creare tutto. Perché ha creato anche una resource pack con la musica. Quindi non apprezzate la lunghezza, ma apprezzate il bel lavoro fatto. Quindi, ragazzi, quindi direi terminare qui il video. Scusate il breve video, ma tanto questa rubrica sicuramente sarà... Ogni video sarà breve, perché comunque le custom map non è che ci sono quelle lunghe, ma questo tipo di custom map c'è un lavoro davvero difficile dietro, e quindi non le creano mai lunghe. E niente ragazzi, spero che questa piccola rubrica vi piacerà. Spero che il video vi è piaciuto. E spero che questa nuova, diciamo, gestione del canale vi piaccia. Poi ho in mente altre serie che poi vedrete in avanti. Quindi, da Zio Sam, dalla mappa e dal creatore iMinecraft 1337 è tutto. Alla prossima, bye!